Ok, salve a tutti ragazzi, oggi vi parlerò di uno dei rapper più famosi in Italia, ovvero Marracash. Il suo vero nome è Fabio Rizzo, nato il 22 maggio del 1979. Allora, è un rapper che proviene dalla Barona, ma meglio dire che ha origini siciliane. Di fatto il suo soprannome proviene da quello, perché aveva una carnagione scura e quindi gli altri ragazzi lo chiamavano Marocchino oppure Marracash. E la sua prima canzone che si trovare risale al 2004 nel mixtape dei Club Dogo. Dopo 3 anni, aspetta, scusatemi tanto, dopo un anno, faccio schifo a ricordare le date, dopo un anno insieme a Adele produce un disco, cioè producono insieme un disco che si chiama Roccia Music. Invece nel 2008 riesce ad affermarsi e ad entrare a fare parte dell'etichetta Universal Music. Di fatto con quella produce il disco Marracash. Marracash ha fatto in totale 4 dischi. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, faccio pure schifo a ricordarmi quanti dischi ha fatto. Sono 5. LOL. Ogni disco risale a, vabbè, ovviamente a diversi anni. Da quanto ne so, Roccia Music 2, che è uscito nel 2010, era come dire, un'apertura per il nuovo disco King del Rap. Marracash fa parte della Dogo Gang, di cui fanno parte anche i Club Dogo, ESA e molti altri. E niente, parlando di un nuovo disco, una delle poche curiosità è che sicuramente saprete, che Kaneda è uscito dalla Dogo Gang dopo la traccia Rapper Criminale, con cui si O'Day Clan, mi sembra si chiama L'O'Day Clan, non mi ricordo, però un paio di coglioni da Roma sono saliti fino a Milano cercando Marracash. Kaneda non gli ha detto dove si trova e lo hanno pestato di brutto. Di fatto è anche uscito dalla Dogo Gang. Altre curiosità, c'è la rivalità con Nesli, che Nesli anche nega tutto, e Marracash lo attacca nella canzone Popolare. C'è una frase che non me la ricordo neanch'io quello che dice, però c'è, ve l'assicuro. E niente, Nesli risponde in Riot, beh, è uguale, spero. E che lo insulta, ma Marracash risponde nella canzone del 2008, appunto, che c'è nell'album Marracash, dritto al punto. Ma Nesli infine nega qualsiasi cosa. Un'altra piccola curiosità, Marracash tifa Napoli e non so quanto fosse interessante, ma niente. E che dirvi altro? Il mio parere su Marracash, vi posso dire solamente che l'album King del Rap secondo me non è commerciale, molti rapper non sono commerciali, a differenza, come dite voi, perché non è un beat a fare un rapper commerciale, ma il testo. È ovvio che se mi vieni a cantare chi se ne frega, ti dico che sei commerciale, o almeno per in parte. E non so che altro dirvi, è il mio rapper preferito, anche se qualcosa me la sono dimenticato. E spero vi sia piaciuto il video e vi chiederei di iscrivervi al canale e mettere un bel mi piace al video, oppure commentare, non insultando, ma dando un vostro parere, magari che potrei migliorare qualcosa in futuro. Quindi vi saluto.